Grazie Presidente. L'intervento del collega Garavaglia mi ha stimolata a prendere la parola. A me hanno sempre insegnato, colleghi, a provare a fare del meglio nel mio senza curarmi degli altri. Ed è una vergogna che questa mattina il Presidente Fontana e la Lega della Regione Lombardia stiano facendo una campagna di strumentalizzazione politica a fronte dei risultati. Colleghi, colleghi, colleghi. Dei mancati. Colleghi, risultati. Consentite di svolgerci questo intervento. Onorevole, onorevole. Colleghi. Colleghi. Onorevole Ghezzi, onorevole Ghezzi, onorevole Ghezzi, onorevole Ghezzi, non si faccia richiamare, onorevole Ghezzi, la richiamo per la prima volta. Onorevole Quartapelle, prosegua il suo intervento. A fronte della incredibile gestione a cui la Giunta Fontana ha costretto la mia regione, perché anch'io vivo in Lombardia. Colleghi, colleghi, onorevole Ribolla, onorevole Ribolla, onorevole Ribolla, Ferrari, onorevole Locatelli, onorevole Locatelli. Onorevole Locatelli, non provi a giustificarsi per dire, per gridare sciocchezze in aula, non ci sono giustificazioni. Onorevole Quartapelle, concluda il suo intervento. Tutti i giorni la Regione Lombardia, governata da Fontana e da Gallera, dalla Lega e dalla destra, trasmette tutti i giorni dei onorevole casi. Ribolla, onorevole Quartapelle, concluda il suo intervento però, perché se no non finiamo più. È possibile, mi è impossibile, mi è impossibile. Tutti i giorni Fontana e Gallera trasmettono al governo i dati sui contagi. È incredibile che i colleghi della Lega non si siano resi conto che un quarto. Onorevole Ghezzi, onorevole Ghezzi, onorevole Ghezzi, l'ho già richiamato una volta. Onorevole Ghezzi, l'ho già richiamato una volta. Onorevole Ghezzi. Onorevole Ghezzi, metta la mascherina intanto, metta la mascherina e la smetta di urlare in aula, la smetta di urlare in aula, onorevole Ghezzi, non mi faccia richiamarla la seconda volta. Onorevole Ghezzi, rimetta la mascherina, onorevole Ghezzi. Onorevole Ghezzi, lei sta volutamente approfittando della mia pazienza. Onorevole Quartapelle, concluda il suo intervento. Presidente, io non sto insultando, io sto... Non le ho detto che sta insultando, onorevole Quartapelle, le ho detto di concludere il suo intervento. Benissimo. Perché ogni cosa ha una sua conclusione, tutto qui. Io capisco, Presidente, in Lombardia noi abbiamo avuto un fallimento, colleghi, grave sulla gestione dei vaccini. Colleghi, ma è legittimo. Come si chiama? La nostra regione. Onorevole Boniardi, la richiamo la prima volta, la prossima volta la mando fuori. Cioè, la collega Quartapelle ha diritto a fare tutte le obiezioni politiche che ritiene e voi avete il dovere di ascoltare. In silenzio. Dopo risponderà lei. Onorevole Ferrari, dopo risponderà lei, se riterrà di rispondere. Onorevole Vallotti. Onorevole Vallotto, la richiamo all'ordine. E si dovrebbe vergognare. Evidentemente io sto mettendo il dito nella piaga, perché non si spiega questa reazione dei colleghi della Lega. Concludo denunciando la situazione della mala gestione sanitaria. Io non sto speculando sui morti, sto denunciando quello che manca nella gestione pessima della Lega.
e lo dico in 3 punti. Primo punto, le vaccinazioni contro l'influenza in Lombardia non ci sono per nessuno e sono costate 3 volte tanto quello che sono costate per le altre regioni italiane. 10 bandi, di cui 5 non andati a buon fine. Secondo punto... Onorevole Iezzi, la sto richiamando la terza volta adesso. Onorevole Iezzi, vada fuori. Espulso. Onorevole Iezzi, lei è stato richiesto di uscire dall'aula, quindi provveda. Non credo che a un parlamentare come lei sia necessario altro che un invito.